Cominciamo questa conferenza stampa di presentazione dell'undicesimo libro bianco. Io cercherò di dire che cos'è il libro bianco per coloro che non lo sapessero, ricordando che secondo la legge il governo italiano non dovrebbe, in occasione della giornata mondiale contro il narcotraffico, dovrebbe presentare una relazione al Parlamento sulle politiche in materia di droghe. Questo impegno del governo non è quasi mai stato rispettato, mentre anche quest'anno, precisamente il 26 giugno del 2020, per l'undicesimo anno di fila, nell'ambito della campagna internazionale di mobilitazione per le politiche sulle droghe rispettose dei diritti dei consumatori, un cartello di associazioni che ora citerò ha presentato alla Camera dei Deputati un rapporto annuale indipendente sugli effetti del testo unico sulle droghe, il DPR 309 del 90. Prego di ricordare questo dato, il 1990, perché è di tutta evidenza che dal 90 al 2020 è trascorso un trentennio sul quale è possibile fare delle valutazioni. E come ormai è tradizione, dopo la presentazione a Roma di questo studio, anche a Udine e poi a seguire accadrà anche in altre città italiane, noi presentiamo il libro bianco. Per Udine, dicevo, si tratta di un'abitudine consolidata, preziosa, perché abbiamo un ampio uditorio attento a questi temi e non vogliamo mancare. Le associazioni che hanno curato il libro bianco sono la Società della Ragione, Forum Droghe, Antigone, la CGL, CNCA, l'Associazione Luca Coscioni, l'ARCI, la Lila, la Lega Pop Sociali, e hanno inoltre aderito a buon diritto la Comunità di San Benedetto al Porto, la Funzione Pubblica della CGL, il gruppo Avele, ITARD e ITAMPUD. Che cosa facciamo per fare questo libro bianco? Noi prendiamo dei dati ufficiali, quelli che gli organismi competenti che li possiedono, gli organismi dello Stato, sono in grado di offrirci, li analizziamo e li elaboriamo per poter offrire alla comunità civile e politica una raffigurazione oggettiva, non ideologica, delle ripercussioni sui piani sociale, sanitario, giudiziario, penale e, perché no, anche economico, della legislazione in materia di droghe, o meglio, della repressione e della politica carceraria che riguarda le droghe. Dai dati che poi sentiremo e che Franco Corleone per primo ci illustrerà, avremo la palese, drammatica evidenza che senza detenuti per articolo 73, senza tossicodipendenti, non esisterebbe il problema del sovraffollamento carcerario. E aggiungo io, a titolo in questo caso tutto personale, sarebbe forse molto più evidente il fallimento dell'istituzione carceraria come oggi concepita e per molti di noi anche la necessità del suo superamento. Tutto questo, e vado a concludere, si inserisce in uno scenario reso ancora più complicato dalla vicenda della pandemia. Nel momento più critico dell'emergenza pandemica, nelle carceri sono successe cose, rivolte, che non accadevano da lungo tempo, hanno avuto delle conseguenze drammatiche, con numerosi morti, e ancora oggi non viene offerta su quei fatti una briciola di verità. Si dice che il populismo sia la tecnica della semplificazione, della costruzione di mostri e di nemici, e la negazione della complessità. Ecco, 30 anni di populismo giudiziario sulla droga hanno fatto i dati che ora ascolteremo sulle droghe o sulla droga, come in questo paese abbiamo dovuto fare i conti durante il periodo della fine giovanile. E i tempi odierni sono tempi di
comunismo penale, credo che anche su questo Corleone ci dirà qualcosa, e di regressione ulteriore della cultura del diritto. Oggi, oltre a Franco Corleone, uno dei principali curatori di questo libro, sono con noi alcune persone che poi offriranno il loro contributo, e precisamente Roberta Casco, che è presidente dell'associazione di volontariato Icaro, Natascia Mazzinotto, che è garante dei diritti dei detenuti del comune di Udine, poi Stefano Munino, cioè, non c'è, non è arrivato, ok, Andrea Sandra, avvocato, Mattia Sciamino, presidente ACI Udine Pordenone, si è raggiunto anche il dottor Luigi Canciani, che ci darà alcune informazioni riguardanti diciamo, gli interventi di ristrutturazione, in particolare nel territorio che ci riguarda. Io con questo ho concluso, dalla parola a Franco Corleone. Grazie a chi è presente, che ci ritroviamo come tradizione in questo luogo che è diventato per noi un luogo della politica, della cultura, del confronto, un'osteria, ma con appunto una tradizione legata a questa terra. E lo voglio ricordare, è stato ricordato che è presente Roberta Casco, presidente l'associazione Icaro, qui molte volte quando abbiamo presentato il libro bianco era presente allora prima presidente di Icaro e poi garante dei detenuti del comune di Udine, Maurizio Battistuta, e credo che lo ricordo perché è bene che ci diciamo che l'undicesima edizione del Libro Bianco è segno di una perficacia che forse qualcuno potrebbe dire degna di miglior causa, ma noi insistiamo a compiere un po' questo miracolo del Libro Bianco, contrariamente a quello che non fa il governo, che per legge dovrebbe farlo, per imporre una discussione in Parlamento. Ora, è stato ricordato che questa vicenda della pandemia in carcere non è stata una cosa irrilevante. Alla presentazione della relazione del Garante Nazionale Palma, la componente del collegio Emilia Rossi ha ricordato che il numero delle persone contagiate in carcere è in percentuale lo stesso della popolazione italiana. Quindi non è che in carcere, certo in carcere non ci sono stati i morti che ci sono stati nelle case di riposo, ma il virus c'è stato e c'è. In più, la gestione improvvida inizialmente dell'amministrazione penitenziaria ha provocato una tragedia. Mai non ci... Ovviamente per chi ha tanti anni le rivolte se le ricorda nelle carceri, i detenuti andavano sui tetti. Io ricordo a San Vittore, a Milano, detenuti sui tetti, poi ci furono altre rivolte, alcune anche più pericolose, però il fatto che si sia provocata la rivolta in più di 20 istituti, che qualcuno pensa che sia stata comandata dalla rete della mafia nelle carceri, eccetera, è solo un fatto risibile. Insomma, ci sono state rivolte e ci sono stati 13 morti che sono stati cancellati. Non se ne parla, non si sa nulla sull'autopsia. Certo, io subito ho commentato dicendo
strano carcere questo, in cui invece che dare l'assalto all'armeria si dà l'assalto all'infermeria. Ma forse dovremmo sapere bene se tutti e 13 sono morti per assunzione di metadone o per altre ragioni, ma ancora non si sa. E nel libro bianco ricordiamo che l'unica tragedia paragonabile a questa è stata alle Vallette, al femminile delle Vallette, nel giugno dell'89, in cui ci fu un incendio e morirono 9 recluse e 2 vigilatrici. Vigilatrici che insomma, ancora si chiamavano in questo modo. E una tragedia terribile, io ricordo che mi precipitai a Torino a verificare, pensate che era successo per una ragione dovuta alla sciatteria dell'amministrazione, perché aveva lasciato i materassi, che si dicono ignifughi, accatastati sotto il cielo, e facendo le detenute dei messaggi con gli accendini insomma, dalle finestre, una si venne provocato questo incendio e il fumo che si provocò portò a questa tragedia di 9 detenute morte, soffocate in cella chiusa. Devo dire che alcune agenti cercavano di intervenire, 2 morirono. Anche qui la cosa più terribile è che a Torino hanno fatto una lapide per ricordare le 2 vigilatrici morte, ma che siano morte 9 detenute non hanno pensato di non segnalare. C'è un film, Le Rose Blu, che racconta questa storia terribile di tanti anni fa. Quindi abbiamo avuto questo libro bianco è molto ricco di approfondimenti sul fatto che questo carcere dopo Cristo, come diceva Margara, non può dire che è la stessa cosa stare in cella che stare a casa, soprattutto perché in cella si sta in condizioni igieniche, per cui diventa offensivo sentire alla televisione che bisogna mantenere condizioni igieniche, la distanza di sicurezza, eccetera, quando c'è il sovraffollamento, il lavandino è vicino alla tazza del cesso e così via. E vi sono. È importante questo, solo adesso poi dirò l'analisi dei dati che sono quelli che interessano e poi gli altri interverranno, però c'è una parte sulle droghe nel periodo della quarantena interessante perché sono state fatte delle ricerche che sono qui riportate sul campo dagli operatori dei servizi a bassa soglia e si è visto che i consumatori che vengono dipinti come preda della sostanza, della droga, per cui non saprebbero governarsi, eccetera. Invece in questo periodo di cambiamento anche dell'approvvigionamento si sono autoregolati. È da approfondire questa ricerca perché è particolarmente interessante. C'è un approfondimento fatto da Franco Maestro, che è un ex magistrato di sorveglianza, adesso è garante a Milano, che ha proprio fatto un saggio sul non governo dell'emergenza. E poi abbiamo 2 studi, anzi 3 studi, sulla questione della necessità della riforma della legge e poi la modifica necessaria dei fatti di lieve entità
città, ho pensato ai paradossi dell'Italia. Un mese prima che scoppiasse la pandemia, la ministra dell'Interno, sulla scia dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha presentato una proposta di legge in tal senso, proponeva che si togliesse dalla legge repressiva del 90 i fatti di lieve entità, che è un fatto storicamente necessario della, di una visione del diritto, no? Non eccessivamente penalizzante. Nel momento in cui c'è una legge che prevede pene molto dure, prevedere che per i fatti di lieve entità ci sia una pena ridotta è un minimo di rispetto delle regole dello Stato di diritto. Bene, la ministra dell'Interno proponeva che fossero tolte, quindi anche per i fatti di lieve entità si andasse immediatamente in carcere. Adesso la discussione è in Parlamento di due proposte di legge, quella di Salvini e quella di Riccardo Maggi, che invece propone non solo che venga mantenuta la fattispecie della lieve entità, ma sia anche resa reato autonomo, con un articolo autonomo, perché in realtà si continua a essere arrestati per il 73, poi per tramutare questo arresto in quinto comma c'è sempre un po' di tempo. Vabbè. Comunque, questo per dire che il libro bianco è un miracolo, come al solito, e non so fino a quando continueremo a fare questi miracoli, però quest'anno è molto ricco, e però deve proporre una discontinuità, cosa che non c'è stata. Noi qui riproponiamo i numeri a livello nazionale, che sono impressionanti, è stato detto, oltre il 30%. Noi quando abbiamo iniziato a comporre il libro bianco, dicevamo i danni collaterali, riprendendo da un titolo di un disco di Ricky Gianco, i danni collaterali della guerra in Iraq, eccetera. Adesso diciamo i danni voluti, perché dopo tanto tempo i danni sono voluti, non sono più collaterali. Ebbene, voi pensate che la percentuale di ingresso per violazione dell'articolo 73 del DPR, eccetera, è per violazione della fattispecie piccolo spaccio detenzione. 29,6 di ingressi. Le presenze, sempre per articolo 73, sono il 34%. Gli ingressi di cosiddetti tossicodipendenti sono il 36,45%, le presenze di cosiddetti tossicodipendenti 27,87%. Ovviamente non si possono sommare perché c'è un'area di sovrapposizione, ma almeno il 50% è per questi fatti. Quindi il carcere è la discarica sociale, cioè la discarica del proibizionismo e della repressione. Noi facciamo la simulazione di come sarebbe il carcere senza queste due categorie di clienti, no? E diciamo che ancora, se poi andiamo a vedere la bellezza delle persone fermate per semplice consumo, che non è reato, l'anno scorso, nel 2019, sono state 45.000 e siamo arrivati a questo totale di 1.312.180 segnalati dal 90 ad oggi. 30 anni, per l'80% credo è per uno spinello.
quindi noi l'anno prossimo siamo arrivati per lo Spinello a 961.551, l'anno prossimo si potrà festeggiare il milione di segnalati per uno Spinello. Poi si dice, ma che vuol dire la segnalazione? La segnalazione vuol dire che in molti casi ci sono ritiri della patente, soprattutto poi del passaporto forse un po' meno, ma ritiri della patente, poi inizia la via crucis. Quindi noi abbiamo questo quadro di persecuzione in carcere, fuori dal carcere, con questa misura. E per dire che il carcere non è l'estrema razio, ma è destinato per le droghe ai pesci piccoli e soprattutto per destinato alla repressione dei fatti di consumo e detenzione di sostanze vietate rispetto a quello che è invece l'impatto di altri reati. In questo studio di Massimo Urzi, che è un avvocato di Firenze che studia da anni questa cosa, viene ricordato, c'è un quadro nazionale impressionante, cioè che noi abbiamo dei fatti enormi, per esempio i delitti contro la persona sono più di 300.000, 360.000 mettiamo. I reati contro il patrimonio altrettanto, 360.000. I delitti in materia di droga sono 68.000. Però di questi 68.000 per fatti di droga la metà va in carcere. Quelli per invece contro il patrimonio della persona è 1 su 10, cioè contrariamente a quello che succede in altri paesi, cioè non si va in carcere perché si colpisce la persona, l'ambiente, i reati informatici, economici, i reati moderni, eccetera. No, qui la macchina è fatta per portare in galera, e questo è impressionante, questa tabella meriterebbe forse all'università un convegno su questo, no? Nell'università di Lecce, capire come la macchina è destinata a produrre carcerazione. Per questo 1 su 2 va in carcere per i reati, 1 su 10 forse o anche meno. Ecco, quindi vediamo, che chiudo al problema Friuli, che poi sarà illustrato da Natascia Marzinotto. Io dico solo che anche in Friuli continua a esserci sovraffollamento, perché la capienza è sempre 460-70 posti. Al 29 febbraio 2020 c'erano 663 presenti in regione, adesso 593 al 31 maggio, comunque ricominciano a salire. Qui poi ci sono i dati per la stampa, darò le tabelline distinte, però a Udine ci sono 40 detenuti in più, a Tolmezzo 60-70 in più, a Trieste 30 in più, non parliamo di Pordenone, che è il caso, lo scandalo vivente, insomma. Ecco, due, e quindi anche qua abbiamo la stessa, poi non dico adesso tutte le altre cose che ripeterebbero le cose nazionali, però voglio dire solo due questioni. Friuli, come il Veneto e il Trentino e il Sud Tirolo, da 6 mesi praticamente non hanno il provveditore regionale. Il dottor Spriglia è andato in pensione e quindi ci si affida alla
presenza, sì, uso questo eufemismo, della provveditrice dell'Emilia Romagna e Marche, che in più altre 3-4 regioni. E questa è una responsabilità da denunciare fortemente dell'amministrazione penitenziaria. L'altra questione è che ho saputo che finalmente c'è stata l'aggiudicazione dei lavori per San Vito, ha vinto finalmente, dico finalmente perché ci sono stati ricorsi dappertutto, insomma, il secondo, l'impresa arrivata seconda che adesso dovrebbe fare iniziare il lavoro. Questo a tutti noi che abbiamo anni fa, quando sembrava che fossero imminenti i lavori di San Vito, ci preoccupammo e organizzammo un convegno proprio a San Vito, presente anche Maurizio Battistuta, in quell'occasione c'eravamo anche noi e tutti. Beh, adesso dovremmo vedere cosa fanno a San Vito. L'altra questione è Udine, in cui si era miracolosamente arrivati ad avere il finanziamento, e cioè per ristrutturare la ex sezione femminile, ma a quanto ho sentito voci eccetera, i lavori sono stati spostati all'anno prossimo. Se è così, e da questa conferenza stampa noi chiediamo conto alla provveditrice a tempo parziale che ci risponda, alla garante del comune, alle associazioni, perché se fosse così noi non staremmo zitti. E la conferenza stampa fra un mese sarà in via Spalla. Questo deve essere chiaro, che noi non tolleriamo prese in giro. I soldi sono stati assegnati dopo le nostre insistenze, le nostre visite, i lavori devono partire. Quindi questa è la notizia che diamo oggi, e mi pare che il quadro comunque è preoccupante, perché lo stato d'emergenza è finito, noi vogliamo capire come si torna a vivere in carcere. I colloqui si tornano a fare con i familiari, i volontari entrano, la scuola riprende, le attività riprendono, come? Questo è tutto sul tappeto, mi taccio. Grazie tanto. Allora, io comincerei per restare sulla parte finale del tuo intervento. Comincia a distanziare i relatori. Beh, ho cercato di pregare della disposizione a ventaglio a più di così, insomma, è difficile. Allora, dicevo, comincerei da Natascia per restare sul tema locale. Prego tutti di limitare a alcuni minuti la propria riflessione, poi eventualmente ci saranno delle domande. Possiamo continuare. C'è una giornalista della carta stampata, no? Studentessa. Come? Studentessa universitaria. E pregherei te, che hai chiesto di essere occupata per una parte, poi di annunciare il contributo. Allora, grazie a tutti e grazie anche per l'invito. Allora, io riporto, essendo garante dei detenuti del carcere di Udine, riporto i dati aggiornati di Udine, aggiornati al 2 luglio 2020. Allora, e poi faccio delle osservazioni. I detenuti attualmente sono 132, è un carcere prettamente maschile, e di questi detenuti 68 sono italiani, 64 sono stranieri. Allo stato ci sono 8 semiliberi, 1 in semidetenzione e 2 in articolo 21 lavoro esterno, che sono sempre di nazionalità italiana. Per quanto riguarda le persone ristrette, in questo caso intendo sia
le persone con condanna definitiva che misura cautelare per l'articolo 73 del DPR 309-90, ne abbiamo 42, di cui 13 italiani e 29 stranieri. Persone che sono in carico al SERT sono 79, di cui una ventina sono in terapia sostitutiva. Quest'anno ovviamente ha inciso molto la situazione relativa all'emergenza sanitaria, ma sappiamo che anche a Udine le misure alternative alla detenzione sono date in modo molto contenuto. Abbiamo solo 22 detenzioni domiciliari, 8 affidamenti in prova ai servizi sociali e nessuna affidamento in prova terapeutico sia ingresso presso una comunità. È un dato abbastanza sconfortante rispetto a questo tipo di tipologia di detenuti, ma non è che l'anno scorso ci fosse un dato migliore perché ce n'erano solo 4 con affidamento in prova terapeutica, però dobbiamo dire che appunto in quest'anno, in causa emergenza sanitaria, l'accesso alla comunità era difficile, quasi impossibile praticamente, o con determinate precauzioni che vuol dire appunto. E quali osservazioni che mi ha? All'interno del carcere di Udine non c'è una struttura dedicata, come esiste presso altri istituti, che si chiama un po' di carcerazione attenuata, dove sono ospite le persone che hanno già fatto un percorso terapeutico, si sono disintossicate, però necessitano comunque sempre dell'appoggio del SERT per un trattamento farmacologico che più di supporto psicologico. Le osservazioni che mi sento di fare sono queste. Sicuramente non c'è una correlazione tra le persone ristrette, autori, poi bisogna vedere l'esito del processo di questi reati, perché abbiamo detto che sono 42, rispetto alle persone che sono in carico al SERT, perché sono esattamente, se non esattamente, quasi il doppio. Rilevo anche che rispetto alle persone ristrette, anche quelle in carico, c'è una percentuale maggiore di persone straniere, ma che mi sento di dire anche che non sono le persone necessariamente più delinquenti o delitte a questi traffici, ma sono persone che hanno difficoltà ad accedere alle misure alternative o ad accedere ai trattamenti sanitari, perché nel momento in cui sono fuori dal carcere non è possibile nel loro confronto sospendere un ordine di esecuzione, più delle volte perché non sono risultati segnalati al servizio sanitario, in quanto la maggior parte di loro è irregolare e pertanto se non si tratta di un trattamento urgente, indifferibile, per il quale è prevista la copertura sanitaria, anche qualora in sostanza siano irregolari, non sono in possesso della certificazione che attesta uno stato di tossicodipendenza. Quando poi entrano in carcere, l'accesso alla misura alternativa diventa altrettanto difficile perché? Perché generalmente sono persone che non hanno una residenza o un domicilio certificato. Gran parte di loro vive in strutture che sono inidonee non solo a livello di condizioni igienico, ambientali, ma anche rispetto alle persone che le frequentano, perché gran parte sono persone attenzionate dalle forze dell'ordine o comunque con altri precedenti. Questo crea un problema non da poco, perché? Perché in una realtà come può essere il carcere di Udine, che è una realtà molto piccola ma non dispone di spazi per attività rieducativa e trattamentale, il rischio è che queste persone non facciano un percorso rieducativo e un percorso di reinserimento, per cui da persone sane o comunque con uno stato di tossicità, diciamo, o di spaccio, di attività di spaccio occasionale, poi possono peggiorare la loro situazione di salute, che poi nel momento in cui escono diventa anche ancora più devastante. Perché? Perché non avendo dei riferimenti è facile ricadere nella situazione di marginalità e quindi nell'attività di spaccio, così come abusare di queste sostanze se oltre ad essere spacciatori ne facciano effettivamente uso. L'altro dato che vorrei dire proprio un po' a correzione dei dati relativi al sovraffollamento, perché il dato del sovraffollamento deve essere esaminato sotto due parametri. Abbiamo un dato ministeriale che per Udine prevede una capienza di 90 posti, per cui rispetto al dato ministeriale il carcere sarebbe il sovraffollamento, perché lo Stato ne ha ospita 132 persone. Rispetto invece ai dati che sono la capienza che il carcere può sopportare sulla base di quelli che sono i parametri della sentenza Torreggiani,
l'ospitalità sarebbe estesa a 550 persone, quindi in questo caso siamo sotto la soglia del sovraffollamento. È indiscutibile comunque che, come diceva il dottor Cordeloni in questo momento, che se noi andiamo a togliere dai 132 attuali detenuti le persone che sono seguite o in carico al SERT, non dico solo autori di reato, in carico, ne abbiamo 80, in carcere risiedono meno diciamo, di 40 persone e quindi gli spazi verrebbero di gran lunga recuperati e avremmo anche recuperato tantissime persone. Per quanto riguarda gli stranieri, se questo dato può interessare, coinvolti sia nella presa in carico che nel tipo di reato sono prevalentemente persone di origine almeno nel Pakistan, afghana, nigeriani e marocchini. Per gli interventi all'interno del carcere, a livello in particolare sanitario, ma anche per dare una risposta allo stato di lavori, allo stato di avanzamento dei lavori nell'ex sezione femminile, io oggi ho chiesto al dottor Canciani di intervenire, lo ringrazio due volte, non solo perché oggi era il suo primo giorno di ferie, però apprezzo perché questo dimostra la sensibilità e la dedizione che rivolge al carcere di Udine, ma anche perché è stato fondamentale il suo intervento nel periodo dell'emergenza sanitaria, perché oltre ad affrontare la situazione di emergenza, o meglio, la situazione di emergenza ha dato la possibilità al dottor Canciani di prendere in mano determinate situazioni che erano già state segnalate, ma trascurate, dando priorità ad altro. Per cui lascio la parola al dottor Canciani, se vuole venire qua. No, allora, grazie dell'invito. Trovo molto interessante il documento, molto interessante anche ascoltarla. Sarebbe bello avere solo 50 persone all'interno della casa circondariale, semplificherebbe molto anche il nostro lavoro. Mi rendo conto di come, vivendo all'esterno, non sia facile capire quello che è successo e come ci siamo mossi. Correva il 25 febbraio quando abbiamo preso la decisione insieme alla direzione casa circondariale. Ricordo che il primo caso nella provincia di Udine è stato ai primi di marzo, fine febbraio, e dal 25 febbraio abbiamo preso la decisione di che le persone che entravano all'interno della casa circondariale, quindi tutti gli operatori sanitari e tutti coloro che entravano a contatto con i detenuti, dovevano indossare mascherina chirurgica e guanti monouso. Questo perché avevamo coscienza che se qualcosa doveva succedere era perché da fuori veniva portato all'interno. Non è stato facile perché abbiamo avuto il contagio di un medico che ha lavorato anche per alcuni giorni a contatto con i detenuti e abbiamo sottoposto e stiamo sottoponendo mensilmente tutti gli operatori sanitari a controllo con tampone e le persone ristrette sono state sottoposte due volte tutte a tamponi in occasione della prima positività. Ovviamente abbiamo scelto di fare uno screening a tutti e non solo ai contatti che erano stati visti dal medico che poi era risultato positivo e fortunatamente nessun detenuto ha contratto l'infezione da Covid. E questo significa due cose, che i principi di precauzione che abbiamo preso erano corretti, ma che c'è stata anche una grande collaborazione da parte dei detenuti, perché altrimenti non saremmo riusciti ad ottenere un risultato di questa importanza. C'è collaborazione con l'istituzione carceraria, sicuramente non sono un imprenditore, sono un responsabile dei servizi sanitari, quindi da questo punto di vista non so dare risposte congrue su quelli che sono i lavori. Certamente c'è stato un rallentamento di attività dall'esterno verso l'interno per ragioni di sicurezza. A me preme molto il restyling completo della parte infermieristica e quindi su questo siamo andati avanti. Sul resto non mi risulta che i lavori in questo momento siano fermi, ma dovete chiedere alla direzione della casa circondariale e non a me conto di questo. Io posso dire che c'è una fattiva collaborazione, soprattutto con garantire i diritti dei detenuti, abbiamo incontrato persone, siamo disponibili, stiamo lavorando sulla riapertura, cioè le visite sono state riprese, abbiamo dato le nostre consulenze per farlo in sicurezza, quindi abbiamo dovuto fare dei lavori all'interno di quella che era la stanza colloqui per permettere di poter ricevere persone dall'esterno ma mantenendo la sicurezza.
abbiamo avuto una collaborazione da parte della Protezione Civile Nazionale con l'assegnazione di due OS che si sono aggiunte al personale proprio per garantire tutto quello che è necessario, le procedure di pre-triage e di triage vis-à-vis al momento dell'accesso dei visitatori e le procedure di sanificazione tra un colloquio e l'altro. E piano piano abbiamo ripreso anche le attività di tipo educativo con il personale, in particolare del SEP. Non sono mai mancate le prestazioni mediche, sono venuti un po' meno gli incontri riabilitativi, ma ci stiamo riallineando. Sul tavolo ieri mi è arrivata la necessità di definire una procedura per permettere l'accesso alle visite anche dei minori, ci stiamo lavorando, una cosa di ieri, penso che risolveremo anche questo piccolo problema, seppur con delle limitazioni, perché io porto la mascherina per dare un segno educativo, vi assicuro che è molto fastidioso portare la mascherina, però il virus circola. A Udine abbiamo avuto il massimo della positività ai primi di aprile con 166 persone positive al coronavirus su 160.000 abitanti, però il virus c'è ancora, ci sono 4-5 casi, quindi il virus c'è, le precauzioni vanno mantenute. Abbiamo imparato dalle strutture per anziani che le precauzioni non sono mai troppe, soprattutto laddove c'è sovraffollamento, dove non è possibile avere i distanziamenti. Per questo alla riapertura delle celle abbiamo dato l'indicazione che se non è possibile mantenere le distanze è obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche. Ecco, i dispositivi non sono mai mancati, altra cosa importante, ma quello che, su cui mi piace insistere è, nonostante non sia bello parlare di limitazione della libertà della persona, quindi concordo con l'impostazione di apertura del dottor Corleone su quali siano i valori che dobbiamo garantire alle persone, io voglio sottolineare il clima di collaborazione che c'è tra chi deve occuparsi di garantire la salute, chi deve rispondere delle istituzioni carcerarie, ma anche le persone detenute, perché la loro collaborazione è sostanziale, non solo nella gestione dell'infermeria, dei contatti, ma anche in quella che è la loro vita quotidiana. Voglio ricordare anche che c'è un importante finanziamento della Cassa delle Ammende che riguarderà proprio le persone, gli utenti del SERP e il problema delle dipendenze in casa circondariale, un finanziamento regionale importante di cui usufruiremo e c'è una progettualità in essere su questo. Grazie, dottor Franciani. Ritornando alle riflessioni di carattere generale, nell'ordine dell'avvocato Andrea Sandra, poi del Matisciadino, Roberta Castro, prego. Sì, beh, molto rapidamente, perché insomma, quello che colpisce soprattutto dalle parole di Franco Corleone è il fatto che continuiamo ad assistere a un dinamismo di facciata e a una concretezza immobile, un immobilismo concreto, nel senso che i dati che ha fornito Franco Corleone, certamente sono stati manifestati in 30 anni, però poi alla fine che cosa determina? Che per quanto l'argomento sia sempre trattato, perché è sempre stato la lezione, sia da un punto di vista, come dire, scientifico, disciplinario, ma anche da un punto di vista politico, se ne è sempre parlato. Ma alla fine però vediamo che i dati, tutto sommato, non hanno sostanzialmente prodotto nessuna soluzione né dal punto di vista del fenomeno relativamente al consumo e all'accesso all'approvvigionamento del consumo del prodotto e neanche e tantomeno dal punto di vista del sistema carcerario. Purtroppo questo però non riguarda soltanto il tema proprio, qui in generale si pensa soltanto all'ordinamento penitenziario, una questione di cui si discute da tempo, sembrava quasi che fossimo arrivati ad un punto di svolta e invece abbiamo fatto di nuovo passi indietro. E dove invece questo dinamismo si è concretizzato, penso all'istituzione di REMS, per esempio, in sostituzione
sta crescendo pericolosamente, qui io spero che Franco Corleone e la società della ragione e tutti, Antigone eccetera eccetera, abbiano, sono sicuro che è già così, però abbiano le antenne molto sensibili rispetto a questo fenomeno di crescita ideale ovviamente da parte di larghi settori e purtroppo anche politici, che poi alla fine sono quelli che decidono, rispetto al ritorno al passato in materia di manicomi giudiziari. Ecco. E quindi se da un certo punto di vista assistiamo a questo fenomeno di dinamismo vietato, dobbiamo stare anche attenti alle recrudescenze rispetto ad una visione culturale di questi temi. L'altra questione invece che mi sembra sia meritevole di una certa riflessione è la stretta relazione che persiste tra le scelte giudiziarie, cioè il comportamento dei giudici sostanzialmente, troppo condizionate da quello che è il sentire sociale. E molto spesso il sentire sociale è un atteggiamento, come sappiamo, emotivo, conservatore, estremamente alieno a una volontà di cambiamento, nel senso positivo, anche una sperimentazione verso un futuro possibile. Dico questo perché, intanto perché è cosa abbastanza banale, insomma, che ci sia un atteggiamento troppo, come dire, troppo cauto da parte di certa magistratura, e ovviamente non mi riferisco alla Corte di Cassazione, perché poi noi dobbiamo fare i conti con la magistratura di merito, cioè quella che decide anche sulle misure cautelari, per esempio. Ed è significativo quello che è accaduto in questo periodo di emergenza, nel quale le misure cautelari conseguenti agli arresti, e quindi dei procedimenti, diciamo, delle convalide degli arresti, hanno visto spesso dei provvedimenti di rimessione. Cioè, mentre prima era prassi, che nel momento in cui c'è un arresto, c'è sicuramente la richiesta della custodia cautelare in carcere da parte del pubblico ministero, l'accettazione, a prescindere da quelle che sono le condizioni, da parte del giudice che deve decidere su questa convalida. In maniera esplicita o tacita si dice abbiamo un periodo di carcere che comunque male non fa, no? Quindi, se vuole farmi distanza per la liberazione, aspettiamo 15-20 giorni, no? Ecco. Allora, rispetto a questo atteggiamento, che francamente insomma, è assolutamente inaccettabile, abbiamo assistito invece ad una cautela rispetto alla questione sanitaria, quindi, che ha portato agli arresti soltanto in casi particolari, cioè al mantenimento della custodia in carcere, a cautelare soltanto in sistemi particolari. E sarebbe interessante capire se quelli che sono stati rimessi in libertà hanno commesso reati immediatamente appena usciti dal carcere. E sarebbe interessante capirlo proprio per vedere se ha una funzione la custodia cautelare in carcere immediatamente successiva alla commissione di un reato. Però è chiaro che il tema rimane il fatto che se la magistratura fosse svincolata da questa sensibilità, invece forse sarebbe meglio, ma d'altra parte abbiamo visto che i pettegolezzi che sono emersi anche in riferimento all'amministrazione delle carceri hanno condotto comunque a pericolose vie restrittive, quindi ulteriormente conservatrici. E quindi io credo che l'opera di Antigone, Società della Ragione, eccetera, eccetera, di nuovo, insomma, tutte le associazioni che si occupano di questi temi, debbano continuare a fare miracoli come quello del libro bianco di ogni anno, perché altrimenti non esiste più una voce che riporti un po' sul binario dell'equilibrio quelle che sono le cose che dovrebbero essere fatte. Io non direi nient'altro. Direi che il tuo contributo comunque in maniera sintetica ha indicato alcune cose importanti, riprendendo anche una cosa che avevo citato in introduzione, questa puntata di populismo giudiziario che si è espressa negli ultimi tempi anche con le critiche a ciò che ha riguardato le scelte del DAP, una campagna informativa insomma, che rasenta la follia totale, poi tanto non ho avuto occasione di dare i numeri anche su questo, ma insomma adesso per brevità saltiamo e passiamo in
nuovo al giro, vengo a Fisciamino, Aci, la tua riflessione. Ma chiedo scusa, grazie per l'invito. Grazie, grazie a lei. Grazie per l'attenzione ai medici che operano in campo. Grazie. Grazie. Ma io proprio da questa percezione voglio partire. Vediamo in una società in cui ci si riempie facilmente la bocca di termini di sicurezza senza badare a che cosa significa davvero. Si parla di sicurezza, si ne cura, non dover badare a qualcosa che ci mette in pericolo, una preoccupazione, e facciamo esattamente il contrario. Ci occupiamo di riempire le nostre strade di telecamere, di forze dell'ordine, di far applicare tutte le misure repressive, restrittive del caso, facendole combaciare perfettamente spesso con una visione invece che volta chiaramente a tenere alta la tensione, a sottolineare i fatti di cronaca nera e comunque di delinquenza, di pericolo, di paura, che è esattamente il contrario di quello che vorrebbe essere la sicurezza. In questa società in cui questo è l'agire, ci troviamo davanti anche ai numeri che il dottor Corleone ha annunciato e che purtroppo continuiamo a vedere scritti di volta in volta su questi studi, ma che almeno ci danno un quadro, come dire, scientificamente corretto del reale. E questo è importante, perché proprio dalla realtà, dal reale, da dati non discutibili, allora si può parlare e si può cominciare un dibattito laico e sereno su quali siano le misure da prendere per risolvere determinate questioni. La questione della droga è una questione che ci dobbiamo porre forse in un modo diverso rispetto a come viene trattata abitualmente. Non è possibile che le nostre carceri siano riempite al 34%, in realtà ben di più se sommiamo quei numeri, per reati legati a questo tema. Evidentemente c'è qualcosa nell'approccio al tema che difetta fortemente. Perché? Perché il punto non è qual è il reato, il punto è la causa di questo reato. Una volta che si può lavorare sulle cause, forse sarebbe anche più, come dire, funzionale a risolvere quello che oggi viene definito un problema. Nessuno ha mai pensato, dopo la fine del proibizionismo negli Stati Uniti, a immaginare di risolvere il problema dell'alcolismo mettendo in prigione chi abusa della sostanza alcolica, che è legale ed è, anzi, in questa regione è un fatto culturale, mi viene da dire. E allora forse bisogna cambiare paradigma anche quando si parla di temi che ad oggi ancora nell'immaginario collettivo vengono considerati come qualcosa di orribile, drammatico e in maniera prioristica negativa. Le esperienze nel mondo ci sono, di approcci diversi, e questi approcci devono assolutamente essere presi ad esempio anche qui da noi, secondo me, secondo l'associazione che rappresento. Perché si parla di questioni sociali, si parla di marginalità, si parla di ambienti di fragilità, e ci si rende conto che spesso e volentieri il problema, e questo sia un problema vero, è l'abuso di determinate sostanze e non il consumo in sé. È tutto un funzionamento malavitoso che gira attorno a queste sostanze, e che significa mafia, significa sfruttamento di risorse, sfruttamento di persone anche nostro paese ma anche all'estero. E per fare questi ragionamenti è indispensabile avere dei dati che troviamo in buona parte in queste pubblicazioni, e per questo crediamo che siano strumenti necessari da dove ripartire. A settembre facciamo un'altra cosa all'università. Sì,
stiamo aspettando di poter riempire bene una sala, sperando che... Grazie a Mattia, ho lasciato l'intervento conclusivo a colei che è la degna meritoria erede dell'associazione ICO, di Maurizio Battistutta, che è stato uno dei protagonisti, insomma, una delle persone a cui dobbiamo questa centralità di Udine nel dibattito che riguarda il tema del carcere. E prego quindi Roberta Castro di fare la sua riflessione. Grazie Massimo, grazie a tutti. Ci sarebbe davvero tanto da dire sul carcere, sulla sua manuale, complessità, attività di insegnamento. Ci sarebbero tante cose da dire sulla percezione del tempo che abbiamo avuto in questi mesi, sull'avvicinamento alle sensazioni delle persone recluse, sull'effetto claustrofobico che più precisamente gli spazi mentali totali hanno fatto comunicare. Questo elemento invisibile ha provocato, oltre purtroppo a tantissimi morti, anche la chiusura in casa di tutti noi. Ha ridotto l'attività e i servizi, ma in qualche modo che sono stati ridotti fortemente i servizi alle persone più fragili. Per queste persone è diventato non solo un distanziamento fisico, ma è diventato un vero distanziamento sociale e un isolamento sociale. Come volontari ci siamo visti messi alla porta del carcere per ovvie ragioni di sicurezza. E abbiamo cercato in questo periodo di intercettare le persone in difficoltà all'uscita per cercare di sostenerle come possibile. E come tutti abbiamo provato un forte senso di potenza davanti a questa situazione. Ora però non c'è più motivo di ostacolare l'ingresso in carcere dei volontari, seppur con le misure di sicurezza e con tutte le garanzie sanitarie che dovrebbero. Quando si parla di carcere, per descrivere la realtà che le persone vivono, si parla di accettato lo simbolo dell'isolamento vissuto, non in solitudine. Il carcere è infatti basato sull'avvicinamento forzato e le persone durano un assembramento di corpi. I dati del contagio, come diceva prima Franco Corleone, sono stati relativamente contenuti se paragonati ai dati delle strutture per anziani. Ma questo non ci esime dal dovere morale di non tacere le difficoltà che conosciamo. Noi come volontari non vogliamo tornare alla normalità di prima e alla normalità che conosciamo. L'incontro di oggi ci permette ancora una volta di far luce sulle cause del sovraffollamento, sulle cause che riguardano a queste attuali condizioni. E ci impongono di avere delle priorità per il futuro. Noi cerchiamo non di dare troppo ascolto alle cose che non hanno funzionato, ma di essere propositivi come volontari a sostegno delle istituzioni per quello che sarà il futuro. Quindi come prima cosa chiediamo di poter rientrare in carcere e di concerto con la Conferenza Nazionale del Volontariato di Giustizia e la Rete dei Garanti ci stiamo muovendo in questa direzione per capire in che modo poter rientrare in sicurezza in carcere, mettendo in campo appunto tutte le cautele che tutelino non solo operatori e volontari, ma anche per le persone detenute. È ora di interrompere questo allontanamento dal fine costituzionale della pena, ossia la rieducazione e l'inserimento sociale. Riteniamo urgente reintrodurre una vita sociale nelle carceri, riportando all'interno il volontariato, soprattutto tenendo conto del fatto che l'emarginazione, l'alienazione, i bisogni di relazione non soddisfatti sono tra le cause alla base delle dipendenze e della recidiva. E quindi riteniamo indispensabile rientrare in relazione con la popolazione detenuta e ristabilire un contatto con loro. In questo periodo abbiamo tentato di mantenere un contatto in forma epistolare, però purtroppo i risultati sono stati scarsi. Chiediamo di non tornare indietro, perché in questo periodo se c'è stata una cosa positiva è stato l'ingresso della detenzione in carcere. E quindi riteniamo che ora sia importante far rimanere la tecnologia per tutelare le relazioni, i contatti, gli affetti,
per sostenere le attività trattamentali, ma anche per non lasciare i detenuti lontani da una società che a volte diventa al centro di ampliamenti potenziali, sono lontani da tutto ciò che è digitale e tecnologico. Una riflessione a seguito di questi mesi è anche che ci teniamo ad essere un po' più presenti nel mondo dell'informazione, perché in questi mesi siamo stati bombardati da informazioni superficiali, sommarie sul mondo del carcere, e quindi vorremmo come volontari essere un po' più presenti in contesti di formazione, sensibilizzazione, per cercare di contrastare una versione spesso stereotipata e arbitraria della situazione penitenziaria. Riteniamo che il carcere vada necessariamente spostato da quello d'ombra in cui troppo spesso è legato. E soprattutto chiediamo di fare rete, chiediamo alle istituzioni che occupano un tavolo permanente di discussione con l'amministrazione penitenziaria, con l'ufficio del garante, con tutto il privato sociale che gravita attorno a queste tematiche, e soprattutto anche con gli interventi dell'azienda sanitaria e dell'ufficio di istituzione dell'esterno. In questo periodo abbiamo stretto dei forti legami con l'azienda sanitaria e l'ufficio di istituzione dell'esterno, appunto, e speriamo di poter lavorare in ottica di collaborazione e promozione per il ripensamento di nuovi progetti. In questo senso riteniamo indispensabile anche la valorizzazione territoriale, la conoscenza degli assetti sociali della comunità in cui viviamo, e per questo diventa ancora più fondamentale un lavoro di rete, un lavoro fatto assieme, fianco a fianco, istituzioni, associazionismo e comunità sociale. Per affrontare con condizione di causa questi argomenti, crediamo che serva cambiare il concetto di sicurezza, come diceva Mattia, occupato totalmente con la sua visione, e spostare il focus sulla continuità relazionale con i soggetti più fragili, con attività di prevenzione, con un rafforzamento di lavoro, di discussione e di dialogo con i giovani, con le scuole, e soprattutto cercare di spostare il focus sul inserimento sociale e anche sul mondo dell'imprenditoria del lavoro per una riaccoglienza delle persone all'interno del carcere. Crediamo che aver sperimentato per questi mesi una distanza fisica, questa sensazione di isolamento, si possa far riflettere tutti su che direzione vogliamo prendere adesso, e noi volontari speriamo di poter far parte finalmente di un programma vero, che veda la persona al centro, stimolandosi in condizioni di essere in conflitto con il resto della società, ma che gli permetta di riavvicinarsi e rientrare accompagnato e soprattutto riconosciuto nella società. Grazie Roberto. Dopo 30 anni di testo unico sulle droghe, noi ribadiamo la nostra convinzione che non esiste la droga, come qualcuno ha voluto far credere, ma esistono le sostanze. E soprattutto, in particolare come società della ragione, continuiamo a ribadire che non esiste la pena, ma che la nostra Costituzione prevede uno spettro di pene possibili, a seconda dei reati che sono stati commessi, in una visione inter dell'ordinamento giudiziario. Speriamo che questo l'ennesimo miracolo, di quelli che io auspico succederanno ancora, consentano di nuovo un dibattito politico, soprattutto di riprendere le fila di cose che invece in questi ultimi tempi hanno indicato una regressione. Noi ci fermiamo qui, lasciando lo spazio a coloro che invece volessero fare delle richieste.